Ragazzi, bentornati, io sono Barbara, bentornati in questo video super creativo e super di bigiotteria. Lì c'è il cassetto della bigiotteria di Lara, è un po' aperto perché ho pescato perline e altre cose che vi mostrerò. Lo scorso video, quello in cui vi spiegavo le componenti della bigiotteria e come si utilizzano, vi è piaciuto veramente un sacco, quindi secondo me siete pronti per un upgrade. Oggi vorrei spiegarvi degli altri componenti che sono questi e soprattutto come lavorare con la catena a metraggio. Quindi se vi va di rilassarvi, guardatevi il video perché sarà molto rilassante. Il progetto che creerò sarà questa collanina col mio nome, è con le perline, con le letterine che vanno di moda in questo periodo, ma è in una tecnica diversa. Come vedete non è fatta col filo elastico, ma è una vera e propria collana. Lo potete fare anche voi, vi spiegherò tutti i passaggi uno per uno, sarà veramente semplice e sicuramente avrete in casa delle perline da poter utilizzare. E vi spiegherò anche come utilizzare questi altri accessori, anzi creerò sicuramente un kit apposito per avere tutte queste cose a portata di mano. Se mettete like a questo video e vi iscrivete al canale, mi fate contenta. Quindi fatelo, mi serve, è importante. Per noi creator il vostro like è importantissimo, veramente prezioso. Quindi a voi non vi costa niente, cliccate qui sotto su like, pollicino in su e mi farete contenta. Grazie e buona visione. E vai, oggi non ho dimenticato la sigla. Comunque questo è il punto in cui vi dico che Il diario incantato è il mio libro e lo trovate in tutte le librerie e piattaforme online. Se lo leggete vi fate contenta ed è anche molto carino. Eccomi, il tavolo di lavoro è pronto, io fremo per cominciare. Il pezzo forte di oggi sono loro, i chiodini. Non sono i chiodini quelli per il muro, cioè non ci servirà un martello per lavorare, ma si chiamano proprio così, sono chiodini. La scorsa volta abbiamo cominciato a riempire la nostra valigetta scompartata con alcune delle componenti. Sicuramente vi ricorderete i nomi, ma potete tranquillamente ricordare quel video. Avete visto i gancini, gli anellini di varie misure, le chiusure, le monachelle e gli schiaccini. Oggi utilizzeremo alcune di queste componenti. I chiodini possono avere il finale a pallina come questi, oppure possono avere un finale tondino piatto e si chiamano chiodini a T. Anche i colori sono tanti, come avete visto nelle altre componenti. Qui avete due colori differenti. Vedete, ci sono dei chiodini un po' più scuri che sono color rodio. Questi qua che ho in mano sono color rodio, mentre quelli chiari sono argento o platino. Ma guardate un po', in quest'altra valigetta ho un altro colore. Ecco. Questi qui sono oro, ma ci sono altri colori, cioè bronzo, rame, brunito. Il colore che viene applicato sopra i chiodini si chiama galvanica. Nel progetto di oggi non ci saranno soltanto i chiodini, ma voglio fare una vera e propria collana con la catena. Mi avete chiesto, specialmente nel video della collana di Kakegurui, dove Lara avesse preso la collana. Ecco, e vabbè, io per me è facile perché io le ho in bobina, perché col mio lavoro, siccome le vendo a metro, ho le bobine da 50-100 metri, quindi oggi prenderò un pezzetto di questa. Queste collane si acquistano a metraggio, quindi uno prende quanta gliene serve e poi ci si può fare le collane, ma ne vendono anche dei girocolli già pronti. Ok, l'idea di questo progettino è quella di trasformare la moda di quest'anno, quindi braccialetti elastici con le scritte, in una collana però con la catenella, quindi voglio che le letterine appaiano in mezzo alle maglie della catena. Ce la farò? Secondo me sì. Ovviamente voglio scrivere il mio nome, perché così me la metto pure, e quindi andrò a pescarmi tutte le mie letterine per fare la parola Barbara. Quindi mi serve una B. Vi starete chiedendo tutte queste cose, ma dove le trovo, dove le compro? Non vi preoccupate, vi farò, adesso lo preparo e vi metterò sul sito, vi metto giù il link in descrizione, un kit con i chiodini e con tutte quante le cosine che servono per fare questo tipo di tecnica, in modo che non dovrete stare a prendere mille cose diverse, troverete tutto nello stesso kit. Anche perché gli altri kit li avete finiti e quindi devo assolutamente rifarne, quindi perché vuol dire che i kit che faccio vi piacciono. Mi serve una prima. Ancora B. Barbara, due B. E mi servono le R. R, servono un sacco. Dove stanno? R, B, Q. E sono scappati. R, bar. Bar. Ok. Tipo anche queste non mi dispiacciono per niente. Mi piacciono parecchio. Eccole qui, sono loro. E queste sono quelle che appunto sono riflettenti con il flash, ma la versione più piccola. Queste sono da 4 mm, sono veramente piccine. Qualcuna ce la devo mettere a tutti i costi.
utilizzeremo sempre il vassoietto perché è comodo troppo. Non vi preoccupate anche di questo, vi metterò il link in descrizione, anche perché mi avete chiesto tutti come, dove si trova il coso per mettere le perline. Ecco, ok. Andiamo a metterci le cose a posto, in ordine, così non cadono dal tavolo, non si perdono e quindi non dobbiamo stare a cercare in ginocchio perline sotto i mobili. Molto bene. Andiamo a prendere la nostra catenella. La lunghezza di un girocollo è all'incirca questa parte curva, fino qui, ok? Ma vedrete che ce ne servirà pochissima, perché una parte sarà riempita dalle perline. Tirati fuori i chiodini, non vi preoccupate se li vedete tutti stortignacoli, non è assolutamente un problema, perché è un metallo morbidissimo, quindi si raddrizzano con le dita, non succede assolutamente niente, guardate, sono molto molto morbidi, una volta che poi vengono lavorati e piegati invece rimangono resistenti. Passiamo al settore ferramenta, queste sono le pinze che ci serviranno oggi. L'altra volta avete visto questa, la tronchesa, che useremo ancora per tagliare la catena, quella piatta, ma adesso l'appoggio perché vedrete una new entry. Questa è la pinza con le punte a cono o con le punte tonde, chiamatela come volete, ma è specifica per piegare le asoline, che con la pinza piatta verrebbero una schifezza, quindi con la pinza piatta non si fanno le asoline, con quella a punte tonde sì. Impariamo a fare l'asola, questa è una delle parti più importanti del video perché è una tecnica che vi servirà per tantissime cose creative. Allora, impugno con la pinza a punte rotonde, lascio, guardate, impugno verso verso l'estremità, lascio un millimetrino, due millimetrini di cavetto che mi escono fuori, vedete, il chiodino spunta. Alla fine tutta l'asola mi prenderà questa misura qui, circa un centimetro, non di più. Allora lascio il mio puntino, storco leggermente da una parte, impugno e avvolgo dall'altra parte. Devo avvolgere girando la pinza rimanendo molto molto aderente e il risultato sarà un'asolina perfetta, senza curve e simmetrica da una parte all'altra, una specie di gocciolina. Come vedete, quel millimetrino che ho lasciato fuori è entrato nella perla, quindi mi garantisce una tenuta perfetta, non rimarrà un anellino aperto e quindi la perlina non si perderà. Ovviamente devo passare dall'altra parte perché vedete il chiodino è lungo, quindi dovrò tagliare via l'eccedenza, non mi serve più di un centimetro come vi dicevo prima, quindi prendo la mia tronchesa, prendo la misura a occhio, spingo e levo la parte che non mi serve, via. Questa non mi serve più. A questo punto farò l'asolina, ovviamente devo farla nello stesso verso, quindi non le fate in maniera trasversale, se una è girata così fate l'altra nello stesso modo. Mi abbasso, lascio il millimetrino fuori e arrotolo. La seconda è molto più facile perché fate leva sulla perla. Ta-da! E ora facciamo le altre. Ho cominciato con la lettera B, adesso dovrò fare tutto il mio nome, quindi la tecnica è la stessa, lascio il millimetrino fuori e giro la mia asolina. Taglio l'eccesso dall'altra parte e giro la mia asolina. Come vedete non è difficile, una volta imparato, le prime volte probabilmente le asoline non vi verranno così perfette, ma veramente è soltanto esercizio, una volta che lo farete un po' di volte vi verranno velocemente e in maniera perfetta. E poi è molto rilassante. Finite le letterine, passiamo alle altre componenti. Allora, queste mi piacciono abbastanza, quindi voglio inserire qualche elemento tenue, colorato, carino. Queste vanno molto di moda, mi piacciono, quindi ce le metto. Probabilmente non le utilizzerò neanche tutte, però intanto me le preparo, non si sa mai. È bello, il processo creativo vive nel momento, nel qui e ora. Ecco quello che potrebbe essere il mio schema finale. Come vedete la tavoletta è troppo comoda perché vado simmetrica e posso disegnare la collana prima di crearla senza dover sfilare tutto quanto. Ora mi devo andare a concatenare le mie letterine. Come vedete riapro leggermente, incastro e ritorno nel buchetto. La pinza a punte tonde è amica mia e mi aiuterà in questo processo. Ecco qua, le due letterine sono concatenate tra loro, belle chiuse. E l'effetto secondo me è tanto tanto carino. Adesso continuiamo con la R e piano piano dovrò mettere tutte quante le letterine e anche le perle laterali. Ok, il mio nome è fatto. La parte del nome l'ho completata, adesso vado a mettere le perline. Voglio mettere queste miracolo che sono quelle che brillano. Guardate che cosa ho fatto, una cosa un po' furba. Ne ho messe tre nello stesso anellino, tanto si può fare. Poi questi gelatini di Fimo, questa perlina che vi dicevo prima, chubby, molto molto pastellosa. Devo fare ovviamente la stessa cosa dall'altra parte. Ok, ci stiamo avvicinando. Voglio cominciare a mettere un po' di catena.
metterò un pezzettino, non servono tante maglie, tipo 3-4 maglie da una parte e dall'altra. Quindi, come si fa? Con la pinza tronchese taglio un pezzetto che sarà il doppio, quindi questo pezzo che ho tagliato poi lo devo andare a tagliare a metà, quindi per farlo preciso basta piegarlo a metà, ok? Vedo le due parti che scendono e taglio la maglia che sta in mezzo. In questo modo avrò due pezzetti esattamente identici. La tecnica è la stessa, invece di agganciare l'altra solina aggancerò la catena e poi con la pinza mi vado a chiudere l'asola in modo che non scappi più niente. Eccoci alla fine, ho aggiunto i due pezzi finali un po' più lunghi e adesso mi devo andare ad attaccare gli anellini. L'anellino non apritelo mai in largo, apritelo sempre sfalzato, in questo modo così non si deformerà e rimarrà perfetto quando lo andrete a richiudere. Questa è una piccola regola ma veramente molto utile. Mi aggancio la catena e vado a chiudermi, questo sarà dove aggancerà la chiusurina. Quando ho finito da questa parte passo dall'altra parte e metterò la chiusura. Ovviamente dovrò inserire un anellino pure da questa parte che collegherà la chiusura alla catena. Per aprire la solina come prima sfalzo in modo da non allargarla, tanto in questo modo passa sia la catena che la chiusura, e poi richiudo la mia solina e il gioco è fatto. Oh, adesso la vedete completa, è carina, mi piace un sacco, è tutta quanta estiva. Mi sono avanzate un sacco di perline, avete visto? Non ne ho utilizzate tante perché qui nel mio piattino ne ho ancora tantissime. Potrei utilizzare per fare un bracciale o per fare degli orecchini. Allora, vediamo un po'. Vi potrei far vedere nei prossimi video come si fanno anche gli orecchini con i chiodini, perché sono usatissimi per fare gli orecchini. Vi va? Scrivetelo nei commenti oppure votate quello che vorreste imparare, la tecnica che vorreste vedere, e io vi farò vedere un tutorial fatto apposta. Continuiamo a fare cose creative, ragazzi. L'estate è lunga, c'è tanto tempo, quindi avete modo per potervi rilassare anche facendo cose con le vostre mani. Vi darà tanta soddisfazione, vi darà tanta tranquillità. Io mi sono rilassata, ci ho messo circa un'oretta tra video e infilaggio, perline, eccetera, quindi non ci vuole tantissimo tempo, però alla fine fa rimanere proprio soddisfatti. Quando fate qualcosa con le vostre mani e qualcuno non lo sa vi dice che bella collana, dove l'hai presa? E voi dite l'ho fatta io. Ah, non sapete che soddisfazione è. Quindi create, fate cose creative. Se fate delle cose creative vi va di taggarmi su Instagram, sarò felicissima di ripostarvi. Un bacio a tutti quanti, grazie di essere stati qui con noi e vi aspetto ancora al prossimo video. Ci sarete? Sicuramente sì, se sarete degli iscritti a questo canale. Quindi iscrivetevi, parlate di noi, like, ciao, grazie, un bacio a tutti quanti!